Posso? Allora, commento sulla partita è che ovviamente si è visto molto chiaramente l'abitudine che ha Siena a giocare partite ravvicinate e soprattutto si è vista la profondità della loro panchina. Quindi l'abitudine a giocare partite ravvicinate col fatto che hanno fatto l'Eurolega e fanno la Coppa e col fatto che hanno veramente 10 giocatori 10. E oggi tra l'altro mancavano sia Bullo che Matteo, quindi oggi eravamo veramente ridotti all'osso. E quindi in effetti abbiamo fatto fatica dal punto di vista proprio dell'energia. Prova ne sono anche i rimbalzi d'attacco, che i rimbalzi che loro hanno preso quasi doppi dei nostri. E non c'è niente da fare, a livello di queste competizioni di avere ovviamente la panchina molto profonda, avere qualità molto profonda, avere intensità molto profonda. E quindi merito a Siena che ha avuto qualcosa in più di noi. Noi ci abbiamo provato, credo, in maniera molto generosa, però si vedeva che eravamo un pochettino indietro. Quando dovevamo cercare di fare il salto per riuscire a portare via la partita, ci è mancata l'energia, quel po' di energia che hanno avuto loro, appunto perché abituati a fare due partite settimanali, perché hanno una panchina veramente molto molto lunga, perché devono fare appunto la Coppa. Quindi si è visto proprio quello. E oggi non che sia una scusa, ma solamente per me è stato abbastanza evidente che anche l'assenza di Matteo di Bullo ci ha tolto qualcosa nelle rotazioni e nei riposi. E alla fine siamo arrivati un po' stanchi, però devo dire che la squadra ha giocato in maniera generosa, ci abbiamo provato fino in fondo, però ribadisco, si è vista una maggiore freschezza da parte loro che abbiamo pagato nel corso della partita. Prego.